vestito. Oh, madama, un testo, belli caffè. Ti da preva brucia, sì, la Teresina tutte le zone. Naturalmente alle scuole, ai docenti, alle autorità civili, religiose, ai cittadini, a chi ha avuto, diciamo, la sensibilità e la pazienza di partecipare questa mattina a questa iniziativa, un'iniziativa che è stata voluta fortemente dall'amministrazione comunale e dal Corpo Forestale dello Stato di Viggiarello, del Comando Stazione di Viggiarello. Ringrazio appunto il comandante Luigi Madormo per la collaborazione, per aver, diciamo, accolto l'invito del sindaco, dell'amministrazione comunale, per iniziare questa, diciamo, intraprendere questa iniziativa anche nel nostro comune. Un albero ogni nato, è un'iniziativa che si tiene in tutta Italia da un po' di tempo e in tutti i piccoli grandi comuni della nostra nazione, che ha un significato profondo, su cui appunto invito tutti a riflettere e a dire, insomma, a dare il proprio contributo anche al di là della piccola cerimonia che faremo stamattina. Perché? Perché celebrare la vita è un atto importantissimo, lo facciamo quotidianamente attraverso i nostri piccoli grandi gesti, attraverso i nostri gesti di altruismo, di bontà quotidiana, in tutte le cose che facciamo nel rispetto ovviamente del prossimo e soprattutto nell'educare i nostri figli a una prospettiva di vita migliore e più sana. Però il fatto che leghiamo, ecco, la nascita di ogni bimbo ad un albero che è il simbolo della vita, dell'amore, della nascita, della crescita e della vita in genere, è ancora qualcosa di più profondo, perché ci fa, diciamo, ci trasmette quel valore alto che è la natura, quel valore alto che è appunto l'educazione ambientale. Ecco perché ringrazio il preside, il professor Conditore, per aver altrettanto accolto l'invito dell'amministrazione comunale a voler far partecipare anche le scolaresche a questa iniziativa, perché appunto quando si celebra la vita, quando si celebra la natura, che poi è appunto la madre di tutte le cose, è importante che, ecco, partecipino anche i giovani, partecipino anche le scuole. La messa a dimora degli alberi è un'esperienza che nasce fuori da una legge che ha fatto lo Stato, in, diciamo, risposta un po' a quello che è il protocollo di Kyoto, che è praticamente un po' quel trattato internazionale, perché le nuove generazioni, le nazioni tutte rispettino appunto l'ambiente e, come dire, si diano dei limiti, ecco, diciamo così, perché non si creino delle disfunzioni, non si crei il surriscaldamento ambientale, climatico, eccetera, perché appunto tutti gli uomini e tutte le donne contribuiscano in maniera sana, educata e rispettosa appunto al rispetto del pianeta Terra. E attraverso questo trattato, attraverso queste forme, ecco, di sensibilizzazione mondiale, lo Stato italiano ha pensato dal 1992 di istituire una legge che prevedesse appunto il ripopolamento e l'imboschimento dei nostri comuni. Nel nostro comune non si faceva ancora questa cosa, abbiamo avuto l'idea di promuoverla a partire da questo anno e abbiamo chiamato a raccolta gli ultimi nati. Abbiamo scelto l'anno 2012 perché era quello più prossimo a noi, poi il 2013 e gli ultimi nati appunto del 2014. In tutto sono 32 bimbi, bimbe e bimbi. Io ringrazio di cuore veramente le famiglie che hanno risposto con grande sensibilità a questa iniziativa. È stata una settimana di pioggia, di maltempo, di inverno profondo, ma oggi c'è bel tempo e quindi siamo, come dire, anche contenti perché siamo riusciti a portare a termine questa cerimonia. Io sono contento per due motivi. Intanto perché la teniamo a battesimo questa iniziativa insieme alle autorità appunto militari e religiose, che pure ringrazio per la presenza qui, c'è Don Francesco, c'è Don Antonio,
La teniamo a battesimo, quindi sono contento per questo e mi auguro che sia ripetuta nel tempo. Sono contento anche perché abbiamo scelto una zona che era un po', diciamo, degradata, che era un po' trascurata, abbandonata, e è stato fatto un ottimo lavoro di intervento, di bonifica, e quindi c'è la volontà da parte nostra, da parte dell'amministrazione comunale, di curarla sempre di più ogni anno quest'area, fino a farla diventare un parco vero e proprio. Quindi sarà il parco degli alberi dei vostri bimbi e di quelli che verranno, e daremo appunto tutte le attenzioni del caso fino a farla diventare un vero e proprio parco, con tanto di bambine e di staccionate e quant'altro, fino a che diventi anche un luogo, ecco, di intrattenimento e di posto dove rilassarsi un po'. Sono anche contento perché la politica deve anche avere delle attenzioni particolari per le nuove creature, per chi viene al mondo, perché sono cittadini dal primo vagito, e quindi è importante che crescano in un ambiente sano e crescono appunto in famiglie che abbiano anche non solo il pollice verde, che è un'esperienza prettamente domestica e moderna, ma anche una cultura, ecco, dell'ambiente, della legalità, perché anche questo tema è toccato in questa giornata, cultura quindi della sostenibilità ambientale, del fatto appunto che bisogna preservare la natura e l'ambiente in genere. Sono anche contento perché celebriamo la vita anche oggi. Voi sapete bene che vi mando un bigliettino d'auguri quando nascono i bambini. Ho intrapreso questa cosa perché è una pratica che viene fatta da molti sindaci, e perché c'è un maledetto, diciamo, costume nel nostro, ahimè, nei nostri contesti, che siamo molto più abituati a celebrare la morte e non a ricordare i nostri nati. I manifesti funebri, tutte quelle cose che appunto sono a corredo delle purtroppo esperienze di lascito, devono però essere supportate anche dalla celebrazione della vita. E quindi è importante dare questo segnale, è importante che la comunità civile religiosa festeggi appunto i nostri nuovi nati, perché appunto entrino nel nostro contesto sociale, quando sono grandi appunto diano anche il contributo per la crescita della nostra comunità. Quindi il messaggio di quest'oggi è quello di avere appunto rispetto degli alberi, che sono il valore profondo appunto che ci lega alla natura, il tramite che ci lega alla natura, è quello di lanciare un messaggio di speranza alle nuove generazioni, è quello di veder crescere il proprio albero accanto agli anni che passano per noi. E questo è il grande valore simbolico, ed è anche, io la penso così, ma la pensa così anche tutta l'amministrazione comunale qui quest'oggi, che ho voluto che facesse parte di questa iniziativa in toto, perché è vero che le amministrazioni comunali devono occuparsi di questioni importanti, di grandi progetti, di piccoli progetti, di far crescere la comunità, ma devono avere anche la sensibilità di stare attenti a certi processi che sono fondamentali per la nostra crescita interiore, culturale, ambientale in questo caso, e comunque di crescita, sinergica e serena della nostra comunità sociale. Quindi insieme a tutte le altre cose, il Ministero del Patrimonio Storico, Artistico, Culturale, indirizzi politici che si dà alla nostra comunità e con essa la nostra amministrazione, è importante anche sottolineare questi passaggi di vita. Ecco, io vi ringrazio per essere qui, ringrazio naturalmente i nostri ospiti, che adesso diranno anche loro qualcosa in merito e vi daranno il benvenuto. Dopo i nostri interventi ci recheremo davanti al terreno dove abbiamo predisposto già le buche. Ringrazio anche gli operai della comunità montana per essersi messi a disposizione stamattina, per aver già lavorato e preparato ampiamente il terreno, e con essi, attraverso di essi, voglio ringraziare anche la comunità l'area programma e il dottor Provenzano, che non è qui con noi, doveva esserci, ma per motivi, diciamo,
suoi personali non ha potuto raggiungerci, e quindi mando il suo saluto e lo ringrazio anche per aver collaborato e contribuito a rendere, diciamo, ottimale questa iniziativa. Abbiamo predisposto anche delle targhette, lo dico adesso ai microfoni così poi magari non mi sentite quando scendiamo giù, delle targhette, una personalizzata, una per ogni bambino, che poi allegheremo ad ogni piantina che metteremo nel terreno. Ecco, grazie a tutti per essere venuti e vi auguro una bella giornata. Naturalmente Don Francesco dopo darà anche la benedizione delle piantine. Prego.